Cominciamo. Sono brutta. Su carica. Sì. Bene, bene, bene. Cominciamo. Sediamoci comode. Ok, possiamo cominciare. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da questo nuovo... No, schifo. Buongiorno, fanciulli. No. Buondì. Sembra tipo la pubblicità del Mulino Bianco. Oddio, è già passato un minuto, non so che cosa va. Disperata. Ok. No, 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 sto scomoda. No, no, no. Allora, no, non posso cominciare così. Buongiorno ragazze. Oggi ho pensato di fare un video diverso dal solito. Non so se avete visto gli altri miei video, ma i video precedenti erano tutti musicali, così. Oggi ho deciso di fare invece un video un po' diverso, un video chiacchiericcio sui preferiti, però non i preferiti del mese, i preferiti della stagione, diciamo della primavera, i must have. Però ho deciso di dividere in due questa, diciamo, come posso chiamarla? Come lo posso chiamare? Rubrica? Questa rubrica. Farò, praticamente l'ho già accennato su Instagram, la prima parte è dedicata ai vestiti, gli accessori. La seconda parte invece è dedicata al make-up, beauty, e vediamo se riesco a girarla tutte e due oggi, non lo so, vediamo, vediamo. Se mi vedete con lo stesso vestito, non mi vesto con gli stessi vestiti, non mi vesto sempre uguale, è che... Sapete com'è, mancanza di tempo, oggi sono libera, yeah! Quindi si gira! Cominciamo! Ho appena finito il, non so se conoscete, il Coachella. Il Coachella è praticamente quel festival della musica che tutte le americane, non so se c'è tutte le youtuber vanno. Non è che è troppo figo, cioè stiamo là, sentiamo la musica, e poi ci mettiamo tutte le frange, gli occhiali fighi, ecco qua, i tatuaggi, quelli tutti semipermanenti, bellissimi, bene. Gelosa, è andata praticamente da Bershka. E ho trovato cose altrettanto carine, quindi dato che le frange al Coachella, se non ti metti le frange non sei nessuno, mi sono ingelosita e ho preso questa magliettina, non so se si vede, eccola qua, guardate che carina, guardate, guardate, questa canottierina di Bershka, che è costata 14 euro, l'ho comprata poco tempo fa, tipo una settimana fa, quindi la troverete sicuramente, ed è davvero carina, sfiziosa, che sta bene sia con i pantaloncini, oppure l'ho messa con i pantaloni quelli a vita alta, e poi questa che va è proprio precisa, precisa, quindi non è lunga e va proprio giusta, è carinissima. Passiamo però più che alle maglie, alle camicie. La camicia che va assolutamente, quale può essere, è la camicia bianca. Eccola qua, questa bellissima camicia bianca che adoro. Cioè, è bellissima, è velata, trasparente, mi piace un sacco. E questa l'ho presa da Massimo Dutti e la cosa carina è che è diversa dalle solite camicie, perché di solito le camicie hanno, eccolo, hanno questo. Io sono fissata con le camicie. Invece questa è proprio semplice, leggera, proprio quando ti senti proprio... molto libera, molto figlia dei fiori, così, è davvero bella. Questa però l'ho presa l'anno scorso ed era in saldo perché Massimo Dutti costa un sacco, però l'ho vista tantissimo in tanti altri posti. Questa è tipo di un materiale che sembra quasi seta, però è bella anche tipo quel tessuto lucido, cioè in tutti i modi. E l'ho vista da Zara, da H&M, da Bershka mi sembra di no, non lo so, però da Stradivarius forse, non lo so, perché è da un po' che non faccio il giro. Mi viene voglia di fare shopping. Comunque, camicia bianca, assolutamente. La camicia bianca va, 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 va. Chi ne ho pantaloni, che dite? Pantaloni? Vabbè, c'ho il pantalone qua, prendiamo il pantalone. Pantaloni, i pantaloni. Allora, a parte i classici jeans, sono carini quelli a vita alta, vanno tantissimo, li adoro, mi piacciono un sacco. Scuri, chiari, vabbè, adesso in primavera, chiari. Quindi, se parliamo di chiaro, parliamo di bianco. I pantaloni bianchi, eccoli qua, semplicissimi. Questi a me piacciono tantissimo, quelli strappati. Oddio, quelli strappati li amo troppo. Non l'ho trovati, sono trovati qualche settimana fa da Zara. E, sono semplicissimi, questi però cadono un po' dritti, quindi a volte tendo a rigirarli. E li giro, li metto con tutto, con le Converse, con le ballerine, con i sandali, ovunque. Mi piacciono tantissimo, davvero. Cioè... Continuiamo! Sì, evviva! Oggi sono troppo felice! Yeah! Io l'ho perso, no, non è vero. Allora, qua c'è questo sacchetto che non viene un po' niente, facciamo, lo lasciamo. Sì, lasciamo. Giacchini. Allora, tutti mi prendono in giro quando dico il termine giacchini. Come li chiamate? Giacchetti?
cose per coprirsi da mettere sopra una maglietta. Io non so come chiamare queste cose. Vabbè, i giochini, le cose da mettere sopra. Perfetto, cominciamo. Ce la di là. Il primo giacchino che vi mostro è un must have molto fashion. Trench. Eccolo, ecco il mio trench. Che carino. Questo è lungo, arriva fino a sotto il sedere. È un materiale fantastico, cioè è fantastico. Questa ha una storia molto divertente, perché quando la dico a tutti nessuno ci crede. Allora, l'ho comprato a novembre. Avendolo comprato a novembre da adesso Alcott, vado da Alcott e vedo le cose della primavera. Cioè, quindi le cose della primavera dell'anno scorso. Però dico, a me serve un trench, questo mi piaceva, mi sembrava buono. Dico, vabbè, anche se ci spendo un pochino di più, non fa niente. Tanto comunque non è che passa di moda. E quindi ho provato questo trench. Dico, ah, puoi dare questo trench? Lo sapete quanto l'ho pagato? Lo sapete veramente? 12 euro. Ecco la maglietta, la maglietta che ho fatto vedere prima è costata di più, è costato 2 euro in più. Questo l'ho pagato veramente niente, niente di niente. Ed è fantastico, quindi fuori uno! Il prossimo. Il prossimo l'ho comprato da pochissimo tempo e lo cercavo da tanto e non trovavo mai quello che volevo. E quindi ho aspettato tantissimo, però ho fatto bene ad aspettare perché ho preso questo. Il giacchino di jeans classico che mi mancava perché ce l'ho tipo da 4 anni, però quelli che vanno corti. Volevo invece uno lungo, cioè uno normale che andasse fino a sotto la vita. E quindi ho trovato questo. Non so se si vede, eccolo qua. Questo qua, sempre da... dove l'ho preso? Perché è tutto sempre. Stradivarius. Da Stradivarius l'avevo pagato tipo 25 o 29 euro, possibile, però comunque di buona qualità. Non puzza, dato che mi è capitato che alcuni puzzassero. E alcuni vestiti che poi la puzza, la cosa bella è che la puzza non si leva, quindi mi piace un sacco. Mi piace, sì, evviva! Il prossimo capo invece che vi voglio mostrare è un capo che ho comprato praticamente da Zara un bel po' di tempo fa. Comunque vi lascio tutte le informazioni, mi sono dimenticata di dirlo, nell'info box, quindi qua sotto, andate qua sotto e spero che riusciate a trovarlo ancora, ma penso che è un pezzo, cioè io ancora non vi ho detto che cos'è, allora prima ve lo dico, se almeno facciamo bella figura. È il blazer, non è un blazer, come si chiama? Il giacchino di pelle, di ecopelle, cioè fitta pelle, nero. È bellissimo questo, lo amo, lo adoro, è fantastico e l'ho messo praticamente sempre, lo mettevo in autunno quando cominciava la stagione un po' più freschetta e quindi mettevo il maglioncino e questo. Poi ho cominciato in inverno, lo mettevo praticamente come capo da mettere per stare dentro, cioè quindi mettevo magari una magliettina, mettevo questo e poi mettevo il cappotto normale. E adesso lo sto usando tantissimo proprio come giacchino, al posto di quello di jeans, a volte metto quello di pelle, oppure metto il trench, come capita. Comunque avevo intenzione di fare anche qualche lookbook, se ce la faccio, vediamo, perché sono un po' incasinata con YouTube, perché è la prima, cioè questa è la mia prima esperienza, quindi sto un po' studiando, sto cercando di vedere come funziona tutto, la musica, l'editing, sto facendo di tutto il possibile, sto cercando di utilizzare tutti i mezzi possibili, devo ancora organizzarmi un pochino, diciamo, sì, devo imparare ancora un pochino a gestire la cosa. Bene, speriamo che riesca a fare tutto, comunque volevo fare un lookbook per la primavera, dato che avevo fatto un po' di acquisti sulle cose nuove e vediamo se ci riesco. Adesso passiamo a scarpe. Faccio vedere invece qualcosa che non è molto primaverile, è più estivo, però anche la tarda primavera, tipo a metà maggio, dato che non so da voi ma qua veramente sto schiattando di caldo. Inverno sto a casa perché fa freddo, d'estate stai a casa perché fa caldo, quindi non sto sempre a casa e quindi che gli costa? Fai video, così almeno passa il tempo, no? Logico, sì. Mi annoio da sola a volte. Brava. Comunque sono queste sandalette. Sono di Zara. E l'ho pagati, perché c'ho ancora l'etichetta che non l'ho usati, 19 euro.
19,95 euro, perché 5 centesimi sono molto importanti prima di arrivare a 20. Io non lo so, sto passando tipo Picasso il periodo rosa. E c'erano anche tipo sulle tonalità del blu, però questi mi piacciono troppo. E questi sono carini anche con i pantaloni bianchi. Vedete, i pantaloni bianchi bisogna usarli sempre. Sandali fantastici, senza dimenticare poi le ballerine, ma dato che non c'ho nulla di nuovo non vi mostro niente, però le ballerine sono un must perché io metto le ballerine ovunque e comunque. Evviva le ballerine! Siamo tipo agli accessori, accessori, accessori del mese. Questa è semplicissima. Collanina, collanina, eccola qua. Oh no, ti prego, no. Perché? Quanto crudele. No, no, no. Ciao nonna. Ciao. Un bacio. Ciao. Allora, scusate, è semplicissima, dorata, adesso ho anche una, oltre alla fase rosa, una fase oro, perché mi piace tutto l'oro. Ed è questa, semplicissima, dorata, non so se forse il telefono la fa sembrare un po' più sbiadita. E un altro accessorio ce l'ho addosso, ossia sono questi orecchini qua, bellissimi. Premettendo il fatto che quest'inverno Dior ha praticamente fatto questa... tipo di orecchini e praticamente sono spopolati, cioè l'ho visti ovunque, l'ho visti su YouTube, l'ho visti ovunque nei negozi, però gli unici negozi dove li trovavo erano in negozi comunque costosi, non costavano meno di 30 euro. E allora aspettato, l'altra volta mentre stavo in un centro commerciale e non mi ricordo bene come si chiama, Sophie Charlotte, eccolo, si chiama Sophie Charlotte. Ho visto questi orecchini e mi sono piaciuti un sacco perché, se vedete, sono molto simili a quelli di Dior. Quindi ho sostituito le perle che avevo classiche, che erano di H&M. Non possono mancare naturalmente gli occhiali da sole. Allora, riprendendo la cosa che avevo detto inizialmente riguardo il Coachella, ho visto tantissimissimissimissimissimissimo gli occhiali da sole, quelli tipo da hippie, no? Mi piacciono quelli che sono praticamente tipo, cioè con riflesso, cioè fantastici. Ed eccoli qua, eccoli, mettiamoceli, fashion, yeah, Sono praticamente, questi sono originali della Gucci che mi hanno regalato al compleanno l'anno scorso, ma li trovate benissimo ovunque, cioè ovunque si trovano questi occhiali. E anche da mettere così, però sono bellissimi messi praticamente, oppure quei pantaloncini a vita alta, troppo bello lo stile, sto diventando proprio una figlia dei fiori, cioè mi piace troppo questo stile. Ciao mamma! Niente. Questo. E quindi abbiamo finito con i preferiti, i must have, gli essenziali, essential della primavera. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vedremo altri video, ma questa è solo la prima parte della rubrica che sarà sugli essential della primavera, perché la prossima ci sarà tra pochissimo e riguarderà make up e beauty. Non perdetelo, già detto, mettete mi piace, iscrivetevi a Instagram, a Facebook, alla nostra pagina The Cosmopolitan Cafè. Io vi aspetto numerosi, commentate il canale, esprimete i vostri giudizi, tutto quello che volete. Ci vediamo al prossimo video che sarà brevissimo, l'ho già detto. Un bacio, vi voglio bene.